Milano Pavia News, edizione Milano di martedì 15 settembre. Buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Ancora un dramma in zona Quarto Giaro a Milano. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un appartamento di via Sarta. Il cadavere presentava segni di ustione. A Cisleano scatta la quarantena per due classi della scuola media cittadina. I genitori di due alunni sono stati infatti trovati positivi al Covid. La quarantena è scattata in via precauzionale. La Regione Lombardia ha presentato il piano per il rilancio dell'economia dei territori, previsti investimenti per 3,5 miliardi di euro dal 31 ottobre, al via più di 3.000 cantieri. La Regione nelle scorse ore ha varato anche il piano anti-Covid per le scuole lombarde, previsti tamponi senza prenotazioni per studenti e insegnanti con sintomi sospetti. A Milano, Piazza Schiavone cambierà volto, già partito il cantiere per la riqualificazione dell'area, saranno ampliate le aiuole e piantati 16 nuovi alberi. Questi dunque i titoli della nostra giornata, la cronaca in apertura del telegiornale. In via Satta è stato trovato il cadavere in via di decomposizione di una donna ed è ovviamente scattato l'allarme quando i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento e a chiedere proprio l'intervento dei pompieri sono stati i vicini di casa che da tempo sentivano uno strano e forte odore provenire dall'abitazione. Sentiamo Giusy Chiricò. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione con diverse ustioni è stato trovato in un appartamento al Civico 1 di via Sebastiano Satta, Milano, zona Quarto Giaro, nella serata di lunedì 14 settembre. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 22 quando i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano sono entrati nell'abitazione al primo piano della scala F. A chiedere l'intervento sono stati proprio alcuni residenti del palazzo preoccupati dal forte odore che proveniva dalla casa e soprattutto dal fatto che la proprietaria, 63enne, non si vedesse da diversi tempo. Sul corpo sono state trovate diverse ustioni, tutte molto gravi. Sul caso stanno indagando i carabinieri, ma secondo quanto trapelato non è escluso che la morte sia stata causata da un gesto volontario. Sulla salma è stata comunque disposta l'autopsia. È che questo odore sgradevole già mio marito l'aveva sentito alle 5 la mattina, che va a lavorare a quell'ora. Si sospettava che qualcuno avesse buttato immondizia e quindi invece niente, poi sono rientrati ieri alle 20.30 mio figlio e mio marito da lavoro e c'era ancora questo odore. Allora io, sapendo che questa signora viveva da solo, è un'inquilina che abita sopra, ma aveva accennato la mattina che la domenica aveva visto un'uscita di mosche, e io ho sospettato, dico, sapendo che lei è da sola, sono scesa giù, mi sono avvicinata alla porta e sentivo la puzza più forte e in più una scia di mosche. Da lì io avevo la figlia come amicizia su Messenger, ho contattato la figlia e in poche parole ho detto: guarda, vedi se riesci a rintracciare tuo fratello che abita qua. Ho detto: perché non so, sarà successo qualcosa. E poi ho chiamato il 112. Lei ha provato a suonare alla porta? Ho suonato, sì sì, abbiamo suonato, eravamo io e mio figlio e c'era anche un altro inquilino, ma nessuna risposta. A me viene spontaneo la lacrima. Secondo me è la morte più brutta. Cioè un figlio che magari, sapendo che la mamma che stava in queste condizioni, e se non la senti, non so, come dice la custode che l'ha vista venerdì, io l'avevo vista 10 giorni fa, poverina, lei camminava tutta curvata e mi disse: mi devo mettere il busto. Ho detto: vabbè, dai, grazie, vedrai che piano piano ti rimetti. Ed è stata l'ultima volta che l'ho vista fisicamente. Però ecco, un figlio, dico, l'unico che c'era qui vicino. Se non senti una mamma 2 o 3 giorni, almeno vai a vedere. Anche perché comunque, per come so io, i soccorsi, dice che non hanno neanche sforzato. La porta era già aperta. Continuiamo con la cronaca. Sabato pomeriggio gli agenti della settima sezione dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano hanno arrestato un ragazzo di 23 anni per una tentata rapina commessa il 18 giugno in Viale Gorizia. In quell'occasione il giovane aveva tentato di rapinare una donna di 41 anni colpendola con un oggetto metallico alla testa, in sostanza 2 cilindri legati da una catena. L'uomo, noto alla polizia, era già stato denunciato perché è ritenuto responsabile di altre aggressioni ai danni di 3 donne avvenute nella tarda serata del 5 agosto scorso, a pochi minuti l'una dall'altra, in zona Navigli. In quell'occasione, fortunatamente, le donne sono state soccorse e poi giudicate guaribili in pochi giorni. Continuiamo con la cronaca per raccontarvi della storia di una soluzione, quella che è stata la sentenza che è stata pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di un 31enne bengalese che nell'agosto scorso aveva aggredito una donna in largo La Foppa con
un coccio di bottiglia. Per il giudice dell'udienza preliminare l'uomo era incapace di intendere e di volere. Sentiamo. È stato assolto per incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti il 31enne bengalese che il 12 agosto dello scorso anno ha aggredito e ferito in varie parti del corpo con un coccio di bottiglia una donna di 64 anni in largo La Foppa a Milano. Per l'uomo che era accusato di tentato omicidio, il GUP Manuela Cannavale non ha applicato nemmeno la misura di sicurezza di 2 anni in una REMS, come aveva chiesto la procura. L'imputato dunque torna libero e probabilmente verrà espulso perché irregolare. La perizia, firmata dallo psichiatra Mario Mantero, aveva già accertato l'incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti dell'uomo. La perizia però aveva stabilito anche la pericolosità sociale e per questo il PM aveva chiesto che l'uomo rimanesse ancora per 2 anni in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il giudice non ha accolto la richiesta. La difesa, producendo anche studi scientifici, ha sostenuto che non ci fosse più una pericolosità sociale attuale dell'uomo perché affetto al momento dei fatti da un disturbo psicotico breve e dunque non più presente. Le motivazioni della sentenza tra 90 giorni. Voltiamo pagina, è stato ufficialmente presentato oggi il piano per il rilancio dell'economia di Regione Lombardia, il cosiddetto piano Marshall, da oltre 3 miliardi di euro, previste opere e cantieri per i prossimi 3 anni, dal 2020 al 2023. In sostanza i cantieri oltre 3.000 partiranno già dal prossimo 31 ottobre. Saranno 3,5 miliardi di euro che Regione Lombardia metterà a disposizione per garantire la ripresa economica e produttiva del territorio, l'ha annunciato questa mattina il presidente Attilio Fontana, che ha presentato alla stampa il cosiddetto Piano Lombardia, varato durante l'emergenza Covid e plasmato poi nelle settimane successive. I 3,5 miliardi saranno messi in campo dalla Regione per realizzare opere del valore complessivo di 5,5 miliardi, con interventi previsti dal 2020 al 2023 che spazieranno in tutti i settori su cui Palazzo Lombardia ha competenza. Ricucire insieme le ferite e il rapporto fra pubblico e privato, proteggere il futuro della nostra regione e ascoltare quelle che sono le esigenze che arrivano dal mondo produttivo e dalla società, costruire insieme il futuro della nostra regione guardando agli anni a venire, non soltanto guardando all'oggi, non soltanto guardando al domani, ma guardando in prospettiva più lontano. Dal prossimo 31 ottobre quindi partiranno in Lombardia 3.000 cantieri. A Milano è previsto l'arrivo di 71,7 milioni di euro, di cui 60,3 ai comuni e 11,4 alla città metropolitana. In città gli interventi sono due, da 2 milioni di euro ciascuno, per il ripristino delle coperture e dei componenti edilizi e la manutenzione a carico del sistema fognario su 22 edifici scolastici. Parliamo adesso di coronavirus, andiamo a dare un'occhiata ai dati sanitari delle ultime 24 ore, i dati sanitari diffusi oggi proprio da Regione Lombardia, come sempre con la nostra grafica. Sono 176 nuovi positivi su quasi 20.000 tamponi, un numero che è in calo rispetto a quello degli ultimi giorni. 35 sono tamponi debolmente positivi, 8 sono le persone trovate positive al Covid dopo i test sierologici. Aumentano di poco, lo vedete, i ricoveri sia in terapia intensiva che negli ospedali, in pratica 2 persone in più. Per quanto riguarda invece i decessi, sono 2 i morti nelle ultime 24 ore. 90, andando a dare un'occhiata alle singole province, 90 i casi nel milanese, di cui 46 a Milano città, in calo in sostanza anche i casi di tutte le altre province lombarde, rimangono alti a Monza e Brianza e a Brescia 20 e 16, 7 casi a Pavia, ma nel complesso abbiamo visto anche qui un calo generale, speriamo che sia di buon auspicio anche per il prosieguo della settimana. Ovviamente vi terremo aggiornati su quella che è l'evoluzione proprio dei contagi. E parlando però di coronavirus, l'ultimo caso in ordine di tempo che riguarda la scuola arriva da Cisliano, nell'Interland milanese, dove 2 classi delle scuole medie e cittadine sono ora in quarantena perché 2 genitori di altrettanti alunni di queste classi sono stati trovati positivi alla Covid. Ci racconta tutto Felicia Buonomo.
Due classi in quarantena alle scuole medie di Cisliano. La decisione è stata presa in via precauzionale dal dirigente dell'istituto scolastico a seguito della positività al tampone per accertare la presenza del Covid-19 dei genitori di due studenti. I ragazzi non presentano alcun sintomo, ma potrebbero anch'essi essere positivi al coronavirus. Sarà infatti da accertare. A confermare la decisione della quarantena delle due classi è il primo cittadino di Cisliano, Luca Duré, che sta chiedendo di accelerare i tempi per avere l'esito dei tamponi dei due ragazzi, figli dei genitori contagiati. Sarà necessario, dice il sindaco Duré, capire se i due studenti hanno contratto il virus per poter poi avere il quadro completo della situazione. Capire dunque se sarà necessario procedere con gli accertamenti anche con gli altri studenti delle due classi che potrebbero essere stati a loro volta contagiati. Al momento la quarantena è stata disposta per 10 giorni. I ragazzi tornano a svolgere le lezioni da casa come durante il lockdown, ma qualora anche i ragazzi risultassero positivi, la quarantena sarà chiaramente da rivedere nei tempi. E inevitabilmente i casi di coronavirus, insomma, all'interno delle scuole saranno da monitorare attentamente da qui alla fine dell'anno scolastico sostanzialmente, però ovviamente la Regione Lombardia è già partita con un piano anti-Covid proprio per evitare il crearsi di focolai proprio all'interno delle classi. Oggi è stato presentato questo piano, ci sono due novità sostanziali. Una è quella dei tamponi senza prenotazione per gli studenti, per il personale della scuola che dovesse mostrare un sintomo sospetto ovviamente, e l'altro la non necessità del certificato medico proprio per accedere, per tornare in classe dopo i giorni di assenza. La regione sta studiando anche la presenza di punti tampone proprio dedicati a studenti e docenti. Dopo la prima campanella d'inizio che ha riportato oltre 1 milione di studenti sui banchi, in Regione Lombardia scatta il piano anti-Covid a scuola per chiarire tutti i dubbi su come comportarsi in caso di alunni positivi o con sintomi sospetti. Due le grandi novità delle nuove linee guida. Da un lato, tamponi senza prenotazione, basterà infatti un'autocertificazione con risultato già in giornata per tutti gli studenti e gli insegnanti con sintomi sospetti da coronavirus. Dall'altro, niente certificato medico invece per chi torna in classe dopo dei giorni di assenza, se però i sintomi non sono stati quelli del Covid. E solo un caso di Covid accertato farà scattare l'isolamento per tutti i contatti stretti, intesi come tutti i compagni di classe presenti in aula nelle ultime 48 ore, escluso invece il personale scolastico che abbia osservato le regole sul distanziamento e sull'utilizzo della mascherina. Il nuovo protocollo anti-Covid, definito dalla Direzione Generale Welfare e condiviso con i rappresentanti dei pediatri e dei medici di medicina generale, è stato così trasmesso a tutte le autorità sanitarie territoriali e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Ma sono solo le prime indicazioni che arrivano in un periodo così incerto e, come avverte Regione Lombardia, potranno essere aggiornate in ogni momento grazie ad un gruppo di lavoro che aiuterà anche i medici a distinguere i casi Covid da una normale influenza, evitando di ricorrere al tampone qualora non ve ne sia bisogno. L'accesso diretto al tampone con autocertificazione per gli studenti e il personale scolastico sarà garantito in caso di rilevazione di sintomi a scuola, ma anche al di fuori dell'ambiente scolastico, a seguito di indicazione del medico o del pediatra. I punti tampone verranno definiti dal coordinamento ATS-ASST e saranno accessibili tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per almeno 4 ore al giorno durante la settimana. I laboratori processeranno i tamponi in giornata e provvederanno a caricare gli esiti sul fascicolo sanitario elettronico e sul flusso tamponi entro le ore 23, così che ATS, medici e pediatri potranno visualizzare gli esiti tramite gli appositi cruscotti o strumenti informatici dedicati. Parliamo d'altro adesso, passiamo all'economia. Arrivano brutte notizie, almeno stando ai sondaggi che vengono svolti in queste ore, per quanto riguarda proprio il lavoro a Milano e nell'Interland. Secondo l'ultimo di questi sondaggi, infatti, una impresa su tre in sostanza rischia di chiudere nelle prossime settimane proprio a causa degli effetti del lockdown e della pandemia da coronavirus. Sentiamo allora quali sono le ultime novità nel servizio di Benedetta Maffioli.
A Milano le imprese del terziario continuano a soffrire. Un'indagine aggiornata al mese di settembre realizzata da Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza ha evidenziato infatti come a causa della crisi economica causata dall'emergenza coronavirus quasi un'impresa su tre sia a rischio chiusura entro la fine del 2020. Nello specifico, delle 962 imprese che hanno risposto al sondaggio è il 30% che ha dichiarato di temere di dover tirare giù la saracinesca definitivamente, percentuale che arriva al 34% solo nella città di Milano. E tra i settori che si ritengono più a rischio chiusura ci sono il commercio di autoveicoli, gli ambulanti, i servizi alle imprese e ristorazione. Nonostante dei timidi segnali di ripresa, ad oggi un'impresa su tre del settore del terziario è a rischio chiusura entro la fine dell'anno. L'effetto smart working ha portato degli effetti negativi come volano economico delle imprese milanesi ed è importante pertanto trovare il giusto equilibrio. Fondamentale proseguire sul tema della liquidità con lo Stato che eroghi più fondi nei confronti delle imprese. Per l'86% delle imprese e professioni del terziario come commercio, turismo e servizi inoltre, i sostegni finora ricevuti dal governo sono stati ritenuti insufficienti a far fronte all'emergenza. Per quanto riguarda il fatturato delle attività invece, dallo studio emerge come nei mesi tra gennaio e agosto si sia ridotto di circa il 45% con una previsione in leggero miglioramento per i mesi di settembre e dicembre del meno 37%, percentuale che però rimane comunque negativa e che a Milano città rischia di arrivare anche al meno 40%. Torniamo nell'Interland, andiamo a Magenta. Settimana scorsa vi abbiamo raccontato del passaggio della consigliera Stefania Bonfiglio dalla Lega a Fratelli d'Italia. Sul tema adesso è intervenuto anche il sindaco Chiara Calati. Il passaggio della consigliera magentina Stefania Bonfiglio dalla Lega a Fratelli d'Italia era nell'aria da tempo, nonostante il limbo come consigliera indipendente. Ecco dunque il commento del sindaco Chiara Calati rispetto a possibili equilibri presenti e futuri. Sugli equilibri di giunta c'è stata una concertazione, quindi sappiamo che si è arrivato a questo risultato, ma con delle riunioni che hanno visto anche il coinvolgimento dei provinciali di tutti quanti i partiti di coalizione. Quindi che in questo momento l'equilibrio sia questo, diciamo, è comunque stato condiviso. Chiaramente poi sui nominativi degli assessori, ovvio che sia il sindaco con i singoli partiti a poi definire le persone, però insomma gli equilibri, naturalmente la rinuncia dell'assessorato da parte di noi con l'Italia, perché non è stata voluta quel rimpasto totale di giunta che loro avevano chiesto, è sempre stata confermata. Fratelli d'Italia di conseguenza comunque aveva espresso la sua non intenzione di esprimere un assessorato comunque con le deleghe che erano quelle previste in sostituzione. Quindi pertanto, insomma, ecco, la concertazione c'è stata sempre, questa è stata una scelta voluta anche dai partiti. E a Magenta, dopo le polemiche dei mesi scorsi, anche dopo una querela, arriva la pace tra la squadra di calcio proprio della città e la squadra di cricket. Sentiamo Felicia Bonobo. E pace fatta tra il Magenta Cricket Team e il Magenta Calcio. Dopo la querela nei mesi precedenti per alcune dichiarazioni indigeste del presidente del Magenta Calcio, oggi si è tutto appianato, con tanto di festa dove il Magenta Cricket Team ha presentato squadra e sfide future. Purtroppo era uscito fuori un piccolo diverbio in quanto il presidente aveva dichiarato che praticamente noi non avevamo alcuna autorizzazione. Purtroppo non è il presidente che ha creato qualche problema, ma alla fine era stato, perché abbiamo fatto l'accesso agli atti, era stato lo stesso assessore Aloi a chiamare la polizia locale dopo una piccola festa che avevamo fatto l'anno scorso. Quindi io mi auguro di nuovo di lasciare alle spalle il passato ed iniziare un percorso sereno, come ad esempio è stata fatta la festa. La gente ha bisogno di divertirsi, di praticare sport. È tornato il sereno qui a Magenta per quanto riguarda la situazione sportiva. È chiaro che la situazione di oggi è sempre brutta per quanto riguarda il campo di cricket. I ragazzi si sono presentati, noi abbiamo presentato la squadra, purtroppo non abbiamo ancora nessun campo dove i ragazzi possono allenarsi. Però l'assessore Aloy finalmente dopo un anno mi ha
dato un appuntamento per il giorno 17 e speriamo che lui abbia una soluzione pronta, visto che noi quello che abbiamo fatto come sportivi a Magenta l'abbiamo fatto nel pieno rispetto e nel accordo con tutte le persone anche di Magenta Calcio. Chiudiamo tornando a Milano, dove sono partiti i lavori all'interno del cantiere di Piazza Schiavone nel quartiere Bovisa. Qui è prevista una riqualificazione dell'area con tanto verde e spazi anche per i bambini. Via asfalto e cemento, arriva il verde. Succede in Piazza Schiavone a Milano, quartiere Bovisa, dove nella giornata di martedì 15 settembre sono iniziati i lavori di riqualificazione. Un progetto condiviso con il quartiere, dato che nelle scorse settimane è stato rivisto in alcune sue parti in seguito alle osservazioni dei residenti. I lavori costeranno 200.000 euro e, come comunicato da Palazzo Marino, dovrebbero concludersi entro 3 mesi. L'intervento prevede la riconfigurazione della piazza, oggi divisa in una parte alberata e una pavimentata, attraverso la demolizione delle scalinate e dei 7 murari esistenti. Saranno ampliate le aiuole, portando la superficie a verde degli attuali 983 a 1525 metri quadrati, salvaguardati 24 alberi esistenti. Sono iniziati i lavori, verrà tolto un po' di cemento e verranno piantati più alberi. Lei è contento di questa notizia? Ma guardi, io ho abitato qui da sempre, era meglio prima, quando, prima che facessero questo qua. Perché? Che era tutto prato. Quindi la gente poi girava intorno alla piazza. Questo qua mi sembra fatto bene, io spero che lo facciano anche alla svelta. Speriamo, ma io non sono della zona, okay. Ho dato passo, speriamo, dai. Sarà più bello con più alberi? Con gli alberi era meglio. Sì, più ombra, per i bambini più ombra. Verde in arrivo anche nella parte attualmente pavimentata, dove verranno piantati 16 nuovi alberi ad alto fusto che garantiranno l'incremento delle aree ombreggiate e contestualmente contrasteranno anche l'isola di calore, prevista anche una nuova pavimentazione e percorsi pedonali. Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, come sempre grazie per averci seguito, adesso c'è un break pubblicitario, noi torniamo ovviamente dopo con l'edizione Pavia del nostro telegiornale.